Buonasera dalla Paratina, scusate per la voce, ma l'influenza è appena finita Francia-Spagna, risultato a favore della Francia, vorrei partire dagli sconfitti, siamo qui con Russo. Diciamo che il pallone stasera andava forse buttato un po' più dentro, no? Avete preso gol, quindi la difesa un po' da registrare, però rigore sbagliato, gol, no? Sì, l'unica pecca nostra è che magari dovremmo giocare un po' di più, però pecchiamo un po' sull'egoismo. Si parla un po' troppo più del dovuto, quando magari invece di sprecare il fiato per parlare, dovremmo cercare di giocare un po' di più. Però io contro la Danimarca ho visto una squadra di Danimarca molto forte, ho visto una Spagna diversa. Però dobbiamo ancora prendere i giri giusti, tra virgolette. Dobbiamo ancora un po' di ritmo. Una questione di partita dopo partita. Sì. Speriamo che pian piano recuperiamo un pochino e poi ci divertiamo anche di più. Vabbè, un pochino di fiato sicuramente, questo poi sono giovani, corrono. Sì, comunque prevede anche gli avversari che comunque corrivano. Tutto sommato, comunque è stata una bella partita. La strada è giusta. Sabato, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie. Sto qui con Donatore. Allora, troppo brutta la prima giornata o diciamo troppo bella questa partita? Com'è? Cioè, diciamo che la prima giornata ubriachi. Esatto, ancora delle vittorie, esatto. Ora ci siamo un attimo sistemati, anche in mezzo al campo ci siamo sistemati meglio, ci capiamo di più. La prima partita abbiamo avuto un po' di disguidi in mezzo al campo, poi abbiamo capito che i disguidi non ci servono, se no non possiamo fare niente. Poi vedo la mano proprio di tutti, vedo una, di nuovo come una ex Sociedad, la vedo ancora attiva, in sanzione. Dico io una differenza, è una squadra che sa... ha più soluzioni offensive in questo torneo. Sì. Diverse, diciamo, no? Sì. Sicuramente Mosella, Karim, voglio dire, hanno vinto, quindi hanno ragione, hanno fatto benissimo. Però vedo più giocatori più offensivi, c'è più qualche soluzione in più. Sì, potrebbe essere un vantaggio. Serviva. Diciamo, la prima partita non c'era questa soluzione offensiva. Se abbiamo giocato, diciamo, mantenendo l'equilibrio, perché comunque eravamo senza nessuno che buttava la palla dentro e in avanti. Poi per il resto però ci abbiamo provato, però la formazione non era quella di oggi, posso dichiarare che la formazione è questa di oggi. È questa qua, quindi insomma vedremo una Francia diversa. Sì, una questa Francia, è la Francia, però società. No, quella che persa con l'Italia. Vabbè, però tu, grazie, complimenti come sempre per il rigore, ti intervisto sempre quando fai parate importanti, quindi ti porto fortuna. Bene. Ciao.